Ciao ragazzi, dunque la Juventus Women battono con un 2-0 importante il Valpolicella a Chievo Verona e consolidano la prima posizione a pari punti col Brescia che vince, ma non era una novità, insomma in casa con l'Empoli credo che sia tutt'altro che un'impresa, ha vinto 4-1 e dunque si appresterà l'ultima giornata dove ci sono due partite difficili, la Juve giocherà con la terza in casa sua, cioè la terza a Vinovo contro il Tavagnacco, mentre il Brescia giocherà con la quarta a Verona, però fuori casa, contro la GSM Verona. Beh, insomma, quindi due partite non proprio facili, né per una né per l'altra. In caso di risultato uguale, si andrà allo spareggio, ma intanto oggi la Juve, secondo me, si è portata a casa 3 punti fondamentali. È passata in vantaggio dopo un primo tempo un po' sonnacchioso, con un rigore che dubbio, possiamo dire dubbio, che comunque ha realizzato lo Ragalli. Nel secondo tempo a me la Juve è piaciuta tantissimo, non ha rischiato nulla, ha amministrato, attaccato, insomma. Perfetta, perfetta la Juve. Gran partita di Cantore, però si sente la mancanza di Fransi, perché sia Gliorna che Cantore fanno tanto lavoro di tener palla, ma manca poi la puntera, quella la butta dentro di cattiveria, ecco. Però insomma sono contento perché finalmente ho rivisto una delle Women. Le ho viste bene anche col Brescia mercoledì, e questa è la mia rabbia, cioè gliel'abbiamo regalata noi mercoledì. Perché onestamente ho visto anche oggi una bella, bella Juventus Women. Speriamo di recuperare il prima possibile sia Barbara Bonansea che Sanni Fransi, perché credo che nelle ultime due partite, soprattutto in caso di spareggio, siano importanti. Tra l'altro, per dar fastidio ancora di più al Brescia, ci sarà il turno di Coppa Italia in mezzo, quindi attenzione perché anche questa potrebbe essere un'incognita. Però, allora, migliore in campo della partita io lo darei a Cantore, anche se non ha segnato, ma ha fatto una partita di sacrificio, e anche a Cernoia perché entrando ha cambiato. Non do nessuna peggiore perché onestamente mi sono piaciute tutte. Mi sono piaciute veramente tutte, non ce n'è stata una da bocciare. Secondo me, a me è piaciuta oggi la Juve, mi è piaciuta tanto. Era ora perché anche con Ravenna abbiamo vinto, ma non era stata una partita molto convincente. Questa sì. Ragazzi, a me non resta che salutarvi. Saluto come sempre gli amici di JWS, Juventus Women Supporter. E a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!